Sì, ci stiamo preparando bene ad affrontare l'Altamura come stiamo facendo d'altronde ogni domenica. Sappiamo la forza di questo Barletta, lo stiamo dimostrando sul campo e ci stiamo preparando bene. 2 giorni mancano per limare, diciamo, gli ultimi dettagli per affrontare l'Altamura. Ma io parto dal presupposto che nulla accade per caso. Noi in cuor nostro, dentro lo spogliatoio dal primo giorno, dal 27 di luglio che abbiamo iniziato questo percorso, sapevamo cosa potevamo dare, in che piazza ci troviamo a giocare. Quindi dobbiamo continuare così per far sempre meglio e giocarci qualcosa di importante al 4-5 partite, mancano a giro di boa per stare lì su, per giocarci qualcosa di importante. Ma l'importante la domenica è portare i 3 punti a casa, poi è normale che i numeri sono una parte importante, però come abbiamo sempre detto, come ci siamo detti lì dentro, gli attaccanti, anche se stavano segnando magari di meno, fanno un lavoro più che sufficiente che nessuno vede, poi è normale che il tifoso, il giornalista vede sempre se l'attaccante ha siglato il cartellino, però abbiamo degli attaccanti che non si discutono, degli attaccanti forti che grazie a Dio vedi lo Iodice, si stanno sbloccando. Ma partiamo dal presupposto che anche se sto magari giocando un po' di meno, mi sento un titolare a tutti gli effetti, mi alleno come se fossi un titolare. Poi sono a conoscenza di avere di centrali quali Petta, Telera, Politori, che sono per me il massimo dei giocatori più forti della categoria e ad ogni allenamento, ad ogni partita cerco di rubargli sempre qualcosa. Sono dei grandi a tutti gli effetti. Poi è normale che io devo lavorare, devo stare tranquillo, sereno e poi la domenica ogni volta che vengo chiamato in causa devo far vedere il mio valore, come è successo già, vedi Cava, vedi tutte le volte che sono entrato in campo, che ho dimostrato anch'io di essere un grande, quindi proseguire così. Il spogliatoio è il punto di forza proprio di questa squadra. Siamo ragazzi umili, ragazzi che si spaccano durante la settimana e non quando perdono, addirittura quando pareggiamo una partita rosichiamo, quindi possiamo fare sempre meglio e sempre di più, e sono convinto che accadrà questo. Sappiamo in che piazza ci troviamo, sappiamo il calore che ci supporta ogni domenica, quindi non siamo nuovi a questa cornice di pubblico. Ovviamente il Barletta in casa è una forse delle tifoserie più calde che ci sta in tutti i 9 gironi della Serie D, anche in trasferta ci stanno seguendo, quindi li aspettiamo calorosamente ad Altamura.